sussurrato da tempo, è stato ufficializzato stamattina il rimpasto nella giunta di Piraino. Il sindaco Gina Maniaci ha infatti revocato l'incarico al vice sindaco Giuseppe Miragliotta e all'assessore Francesco Anastasi. Al loro posto nominati Tonino Scaffidi e Cono Condipodaro, consiglieri del gruppo Insieme per Piraino. Scaffidi e Condipodaro mantengono anche il posto in consiglio comunale. Una scelta, quella del sindaco Maniaci, ampiamente annunciata e che secondo l'opposizione serve a blindare il Consiglio Comunale in caso di eventuale mozione di sfiducia. Ma dopo il rimpasto piovono critiche sul capo dell'amministrazione. Secondo Salvatore Cipriano, del gruppo Semplicemente Piraino, il sindaco Maniaci ha trovato due agnelli sacrificali, una scelta neanche troppo difficile visto che gli assessori superstiti sono autentici intoccabili. Per Cipriano nulla importa se il prezzo delle nuove nomine graverà ancora una volta sui cittadini pirainesi, che dovranno sopportare, dopo la nuova tassa TASI voluta dal sindaco Maniaci, anche l'aumento della tariffa sulla tassa della spazzatura votato dal gruppo di consiglieri Insieme per Piraino in seconda battuta, dopo aver avuto le necessarie garanzie sul rimpasto in giunta e trascurando di considerare l'assoluta incapacità e inefficienza del sindaco Maniaci sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Non mancano le critiche neppure da parte dell'opposizione storica, secondo cui il sindaco rompe una tradizione che vuole tutte le zone di Piraino rappresentate all'interno della giunta, ma con il nuovo assetto manca clamorosamente un assessore della popolosa frazione di Gliacar.